Mister, magari non è stata una prestazione indimenticabile, forse perché comunque la regina può fare meglio sul piano del gioco, però l'importante era trovare una continuità di risultati. Sono due partite e mezzo tempo imbattuti con sotto la sua gestione e al suo ritorno. C'è da essere soddisfatti. Sì, non era una partita semplice, perché alla fine queste sono quelle che hanno a volte più insidie. Poi non eravamo particolarmente brillanti, soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica a creare. Eravamo macchinosi, abbiamo fatto tanto gioco lezioso, cioè senza riuscire a guadagnare campo, senza riuscire a essere pericolosi. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista tattico, siamo diventati un pochino più pericolosi, perché nell'arco dei primi 15 minuti abbiamo creato 3-4 secondo me, occasioni importanti. E poi è stato bravo Emanuele a tenerci a galla, a ridarci entusiasmo, e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Abbiamo qualche giocatore che sta in una fase ancora di recupero, penso a Campagnacci, un po' Freddi, anche quelli che, però è importante in questi momenti riuscire come gruppo a venirne fuori e ottenere il massimo risultato. È un sabato dove, con tutte le nostre difficoltà, superiamo altre due squadre. E adesso, al di là del fatto che la classifica è un riferimento, non è l'unico, perché noi dobbiamo essere ancora concentrati partita dopo partita, però ci concentriamo per la prossima, per Verona, sapendo che possiamo far bene anche là, e sapendo che sarà una partita dove avremo anche bisogno di altri giocatori, di energie fresche, e proveremo a fare il massimo. Questo di Melara è un po' spaccato in due la partita, da quella parte se abbiamo sfondato parecchie volte. Sia Melara che anche Ceravolo hanno fatto bene tutte e due le parti, ma sono giocatori che possono fare sempre la differenza. Ancora, soprattutto Melara, non so se è 90 minuti, infatti ero indeciso se farlo iniziare o no, però c'è anche martedì, volevo valutare un pochino la sua condizione, perché è uno che spende molto e quindi preferivo averlo appunto fresco in un momento della gara dove gli altri potevano essere un pochino più stanchi. Ma noi abbiamo tante alternative, che anche Colombo quando è entrato ha fatto bene, abbiamo giocatori che possono darci una grande mano. È un gruppo che deve cercare di fare le vittorie, non certo 11. Noi abbiamo stato anche annunciato così, chi è entrato ha fatto sempre bene. Soprattutto adesso che inizia il caldo, a maggior ragione, tutti si devono sentire importanti e tutti si possono sentire anche determinanti, come è stato oggi. I tre punti restituiti al Padova ieri sono stati una vera e propria mazzata. Vabbè, è logico che era meglio avere il Padova là, però se uno guarda, il Brescia poi ha perso, il Vestabia, che sembrava una delle squadre più in forma, ha perso. Che vuol dire questo? Che i calcoli in questo momento non è che si possono ancora fare. Noi dobbiamo essere concentrati su una partita alla volta. Abbiamo qualche scontro diretto, abbiamo tre partite in casa su 5, e cercheremo di fare del nostro meglio da qua alla fine. È un periodo in cui si gioca tantissimo, mister, tra 3 giorni un'altra partita, una partita importante, diciamo, una partita importante per la classifica, magari anche per lei, perché le conosce bene Mandorlini, conosce bene il Verona, avendolo affrontato l'anno scorso nei playoff con la sua Salernitana. Insomma, che partita ci dobbiamo attendere, visto che adesso per noi il doppio turno in casa può essere decisivo se davvero vogliamo continuare a cullare il sogno? Sì, c'è. È una partita difficile, tosta, perché loro stanno bene fisicamente anche come convinzioni, però è una partita che ci giochiamo e cercheremo di fare nel migliore dei modi. Per me il primo tempo di Verona è stato forse la peggior parte di gara della stagione, e questo deve servirci da monito, perché è una squadra forte, ma anche da voglia di rivalsa, perché credo che poi nel secondo tempo abbiamo invece dimostrato di fare bene, di poter fare molto bene. Quindi sta a noi cercare di essere ben concentrati, perché secondo me è una gara che è importante, che abbiamo tutto per far bene, c'è sempre poco tempo per prepararla, allora anche un giorno in più, però a di là di questo, via gli alibi, ma cerchiamo di fare veramente il massimo.